brasiliano. Uè, fatti inquadrare prima però. Non mi posso fare inquadrare. Perché chi sei? Della Androndeta, chi sei? No, della Camorra, chi sei? Sei bravo, non attaccare subito, se no la gente capisce che non c'è. Che, allora, ascoltami a me, io prima io mi faccio vedere, voglio dirti due cose. Dimmi. Uno, io ti rispetto perché so che sei un bravo ragazzo. Due, però, cosa sono queste pagliacciate che stai facendo con 17 e 27 quando siete tutte e due falsi? Beh, che vuoi? Di la verità al tuo pubblico. Che vuoi da me? Non lo so. La domanda qual è? La domanda è perché sei così falso? Io vi faccio vedere quello che voglio innanzitutto. Perché questo Allora è uno show. Siccome voi siete miei fan, io ti faccio vedere quello che mi pare a me. Poi se certo, vuoi seguirmi, certo. Mi segui, se no vai a seguire. È uno show. Il mio è io sono uno show vivente. Io sono uno show business, io sono uno showman, capito? Sì. Quindi poi. Ho un'altra domanda. In che reparto eri a Rebibbia? Io a Rebibbia non ci sono mai stato, amico mio. Qual è la tua domanda? Che cosa mi vorresti dire? Dimmi. Volevo chiederti, visto tu hai detto di essere stato nel carcere. Tu dove stavi a Rebibbia invece? Io non ti ho detto che stavo a Rebibbia, ti ho chiesto. Non si risponde mai una domanda con un'altra domanda. No, io siccome tu mi hai chiesto, io ti ho risposto, io a Rebibbia non ci sono mai stato. Tu in una tua intervista hai detto di essere stato nel carcere di Rebibbia, giusto? Non mi ricordo, fratelli. Se non ti ricordi, se lo dici, devi ricordare. Li ho fatti tutti, tranne che le Bibbie, amico mio. Tutti tranne che le Bibbie, te dica la verità. Io pensa, sono stato pure a Civitavecchia, ma se tu mi chiedi a Civitavecchia a quale braccio sei stato, io non me lo ricordo, ad esempio, capito? Però sono stato a Via Tarquinia via Aurelia Nord, a tutti e due, capito? Dove vuoi arrivare? Dimmi, dove vuoi arrivare? Già che io ti sto mettendo la faccia e tu te stai a mascherare pure la voce, no? Dove vuoi arrivare? Dimmi. Sei mal malavitoso con me? Dimmi. Io abito qui, ma tu vuoi fare il malavitoso con me? Ma perché ti inviti alla gente? Nessuno qui ti sta minacciando. Ma tu che vuoi fare? Tu innanzitutto, allora ascolta Massimiliano, tu innanzitutto ti stai oscurando il viso. Stai oscurandoti la voce, mi dici Arebibbia dove stavi? Io Arebibbia non ci sono mai stato. Dove vuoi arrivare? Dimmi. Ascolta me. Ma che ti ascolti a te? Che il manco ti fa guardare? Non venire a parlare con me, che tu sai storie, ma io faccio i libri, ascolta me. Fai i libri, fai i libri. Che il manco ti fa inquadrare, ma che libri fai? Tu fai i libri di Topolino, le cazzate tu le puoi dire, tu fai i libri di Topolino, amico mio tu fai i libri di Topolino, tu fai le interviste, tu ti chiami due ore prima con 17-27 qual è il problema tuo? Il tuo problema qual è? Mila romani che siete lì, ma la gente di Milano, di Torino ci fa un bocchino a noi, tu qual è il tuo problema? Sei tutto schiscio. Il tuo problema qual è? Che io mi chiamo con lui, il tuo problema qual è? Il mio problema è che voglio far capire a Roma intera, all'Italia intera, che tu non sei brasiliano, sei semplicemente un pagliaccino. Io sono un pagliaccino, amico mio, ma il pagliaccino che ti sta mettendo la faccia, tu che sei un uomo vissuto e mi stai parlando da un telefono oscurato, ti stai oscurando anche la voce. Chi è più pagliaccio? Io o te, stupido? La mia voce è stupido. Chi è più pagliaccio? Io o te, stupido? Ma stai sopra perché ti parlo sopra. Stupido. Come attacca sciocco. Ascoltami. Stupido. Ti sto dicendo una cosa. Il pagliaccio chi è? Stupido. Come fai a dire che la mia voce è oscurata? Stupido, ma la tua faccia è oscurata. Tu c'hai la fascia da gas oscurata, stupido. Tu sei uno stupido, quindi chi è il pagliaccio? Io o te? Capitano, questi argomenti da ragazzino come Elia 17 baby... No, amico mio, io ti do anche l'indirizzo di casa mia. Che cosa, stupido? Non ti ho sentito. Stupido? Spiegalo ai tuoi fan. Che cos'è il G9 primo piano? Spiegaglielo tu. A me, ti spiega io te che mi sa che ci sei stato. Io ci sono stato. Che ma che ci stato te, spiegaglielo. E se non ci sei mai stato, sapere che cos'è il G9 primo piano. Spiegaglielo te, mi sa che mio padre si è fatto 10 anni a brutto infame fracico. Mio padre si sta a fare 14 anni in Bibbia, a schifo dopo. Hai capito? Schifo. A schifo dopo, schifo. Mio padre si è fatto 10 anni alle Bibbia, mio zio 14, brutto schifo. E
al G9 primo piano? Al G9 primo piano? No, al G9 piano sei stato te e tutta la famiglia tua, capito? Ma ti hai appena detto che tuo padre è stato 14 anni al G9 primo piano? No, al G9 primo piano c'è stato tu, la tua famiglia brutto infame, capito? Vuol dire che tuo papà cantava più di quelli che vanno a Sanremo? No, tuo padre canta, però non ti fa vedere. Ma perché stai diventando tutto rosso? Perché ti alteri? Stavamo parlando bene. Vuoi fare il duro? Io il duro, io ti rompo il culo, io non lo faccio il duro. Io ti rompo il culo del culo, io non lo faccio il duro. Io mi incollito due schiaffi, ti divido a metà, scemo di merda. Tu mi fai un boccino a me, sciocco. Mi fai un boccino a me. Quanti centimetri che c'hai di c'ha rotto in mezzo alle gambe? Ma vedi andare. Ma se nemmeno ti fai inquadrare, ma come fai a darmi due piste se nemmeno ti inquadri? Non c'ha le palle di inquadrarti, stupido. Ma come fai? Sai cos'è? Siete... Non puoi arrivare a me, stupido. Se nemmeno ti stai inquadrando. Mostra la faccia, stupido. A Remolino, stati zitto un attimo. Stupido. Allora, mostra la faccia. Allora, non parlare sopra così la gente non capisce quello mostra che sei. Mostra la faccia, idiota, sciocco. Tu hai imparato queste sei, l'ignoranza fa solo queste, bravo, solo queste. Idiota. Tu hai imparato a nasconderti nella vita. Oh, a te ti ricordano per il video che sei su YouTube. Tu hai imparato a nasconderti nella vita, stupido. Tu che cosa hai imparato nella vita? A nasconderti. A cagare, va. Oh, hai imparato a nasconderti. Euro, conti 1500. Nella vita vi nascondete, io ho sempre messo questo. Con 1200 euro che hai visto nella tua vita. Ci ho sempre messo questo io nella faccia. La faccia c'è. Siete abituati a nascondervi, Oh! Neanche nelle diete, stai zitto. Siete abituati a nascondervi, Tana? Tana per lo stupido di Milano? Perché di Milano? Per lo stupido di Milano, tu sei lo stupido di Milano. Ma chi ti ha detto che io sono di Milano? Non lo so, lo stai dicendo tu, che cazzo ne so. Io non l'ho mai detto. Io credo a tutto quello che tu mi dici. Ma io non ti ho mai detto di essere di Milano. Ma l'accento è quello, probabilmente, ma io non lo so. C'hai paura pure. Cazzo, tu riconosci, tu sei talmente intelligente da riconoscere uno di Milano, uno di Bergamo, uno di Brescia. Tu non solo ti stai cagando sotto di farti vedere, stai negando anche cazzo, che tu tremo sia come di Milano. Una foglia. No. Tu stai negando anche di essere di Milano perché c'hai paura che se io vengo a Milano, io ti faccio sparire, capito? Tu a Milano, ti fa sparire. La faccia con il naso sopra la Madonnina. Non ho capito, scusami. Sai che cos'è la Madonnina di Milano? Beh, io ti metto a testa in giù con le due narici infilate dentro le due corone della Madonnina. Addirittura, e se volevo dare appuntamento, fa vedere come fai. A brasiliano, ma prima impara a parlare l'italiano e poi come. Ma prima tu fatti vedere, io vengo a Milano, poi fammi vedere come mi attacchi a testa in giù, fammi vedere, dai. Ma io ti sto dicendo di venire a Roma, stupido che ti cagheresti sotto, vengo io a Milano, fammi vedere come mi attacchi, dai. Oh, brasiliano, ma ascolta, ma prima ti facevi quattro botte e eri più tranquillo, adesso senza le botte sei più nervoso, come fai? Sto nervoso, certo, perché mi bruda il culo, ascoltami un attimo, io ti sto dicendo, dove abiti, fammi vedere come mi attacchi a testa, fammi vedere. Cazzo, vieni dove abito? Certo. Ma con l'NCC ci vogliono almeno 5.000 euro. Io non ti preoccupa, io ti faccio vedere con che vengo dopo. Massi non viene con l'NCC, ti faccio vedere io con che vengo. Cosa vieni? Vai davanti alle palestre di Roma per raccattare 5 ragazzini di 15 anni che fanno pucilato e vieni? Ti faccio vedere? Dai, fammi vedere, dai. Io, la borgata romana. Io ti dico dove abito, ma tu c'hai coraggio di dirmi dove abiti? Stupido. Ma io lo so dove abiti. E io abito a via Luigi Bombici numero 30. Ma lo sai tutta Roma dove abiti, scusa? Io ti aspetto quando vuoi, ma quando vuoi, dimmi dove abiti, che io ti faccio cambiare pure casa, stupido. Brasiliano. Non usare termini incongruenti alla tua intelligenza.